Buongiorno a tutti, un saluto da Riccardo Zago del sito investire.biz. Ben ritrovati alla consueta rubrica Caffè Mercati. Oggi 18 dicembre 2018, andiamo come sempre a scorrere il calendario economico per vedere se ci sono delle interessanti, dei dati interessanti. Quest'oggi abbiamo l'indice IFO sulla fiducia delle aziende in Germania, poi nel pomeriggio ore 14.30 permessi di costruzione rilasciati, quindi anche oggi non ci sono, non dovrebbe esserci molto movimento. Vi invito però a scorrere il calendario eventi perché mancano pochi giorni al mio corso sul trading intraday speciale Forex. Iscrivetevi, c'è ancora posto, non preoccupatevi. Voglio anche dirvi che il trading live di mercoledì sarà gratuito per tutti, quindi io vi aspetto numerosi. Facciamo questo regalo di Natale a tutti quanti, quindi potete iscrivervi, è gratuito, potete partecipare tutti e quindi vi aspetto numerosi. Andiamo avanti e vediamo un po' di strumenti perché il tempo stringe, ho tante cose da vedere. Allora, abbiamo il gold che sta attaccando i massimi della settimana scorsa. Un attimo che vado a prendere, eccoci qui. Scusate, i massimi in area 1250, questa zona qui. Vediamo se se questa zona verrà rotta al rialzo con forza. Io penso di sì, altrimenti se ci dovranno essere dei ritracciamenti. 1235 rimane sempre il livello più interessante. Spero che veramente in molti mi abbiate seguito. Quindi il gold sono rialzista, volevo solo far notare questo test dei massimi precedenti. Andiamo avanti, GBP USD si sta avvicinando moltissimo a 1,27, qui mi viene voglia di provare uno short, lo farò, ho deciso che lo farò, ma a bassa esposizione, molto bassa, proprio perché è pericoloso operare a mio avviso sulla sterlina in questo momento. Andiamo a vedere USDCHF, ne abbiamo parlato anche ieri al webinar del lunedì, ringrazio anche tutti i partecipanti perché eravamo in molti. Attenzione proprio a questa zona di massimi che avevamo fatto notare ieri, la zona di 1 e la zona di 0,9850. Adesso pubblicheremo anche il webinar, guardatelo perché abbiamo parlato approfonditamente anche di USDCHF, comunque long da 0,9850 con target 1. Bene, andiamo avanti. Voglio farvi vedere Audi NZD, è una bellissima operazione che abbiamo fatto giovedì scorso alla sessione di trading con Ichimoku in diretta, short da 1,055, sta andando molto bene, direi che da qui è il caso di portare a casa parte della posizione e spostare lo stop in pareggio. Rimango comunque, oggi pomeriggio farò l'aggiornamento di trading con Ichimoku, quindi vedrete tutto nel dettaglio. Voglio anche segnalare che la strategia che vedremo giovedì sta dando importanti segnali già in mattinata. Guardate quanti segnali qui, ovviamente bisogna interpretarli nella maniera corretta. Già tre target e ci sono due posizioni in ballo in questo momento, quindi vedete come l'operatività è abbastanza frenetica, ma l'importante è sapere cosa fare sempre. Quindi ragazzi, io vi aspetto al trading live. Ah sì, poi volevo anche far vedere il CAC 40 che ha raggiunto il primo target che ci eravamo preposti con Ichimoku, 4756, era questo il target. Ieri al webinar del lunedì avevo dato il minimo, qui in area 4734, ma in realtà era 4755, quindi portata a casa parte della posizione e messo lo stop in pareggio lievemente in profitto. Ci vediamo oggi sul sito, ma ricordatevi di iscrivervi al trading live di mercoledì ore 16. Buona giornata e buon trading a tutti.